Buongiorno a tutti, benvenuti qui nel questo video Cosa mangio in un giorno. Questa è la mia colazione di oggi. Come vedete ci sono tantissime tazze perché mi avete richiesto una così panoramica sulle mie tazze. Non ho una vera collezione di tazze, sono solo un po' di tazze così che ho comprato qua e là, insomma, che mi servono tutte diverse, come vedete. Sono queste, cioè sono queste due che sono di Tiger, questa qua che ho comprato in una così in un negozio di souvenir qui a Londra, se ne trovano diverse con diverse scritte. Questa qua di Guerre Stellari, che è bella grande, in verità penso sarebbe un portapenne, portamatite, ma io la uso proprio come tazza. Qua ci faccio la cioccolata calda d'inverno perché è enorme e faccio una quantità spropositata. Questa qua è di Katz Kitchen, un bel negozio dove trovate tutte queste cose così in stile molto british. Questa invece l'ho presa da Tesco, come che dicono qua? Eccolo qua, pagata pochissimo, mi sa un pound, è molto simpatica. Queste non mi ricordo dove le ho prese, però sono quelle natalizie. Sono molto carine, sono tutte e due carine. Poi ci sono queste due dei Minions, queste le ho prese da Primark, c'era un periodo così, stile dei Minion che andava molto. Questa presa da TK Maxx con tutti i così carini. Questa qua, questa qui non mi ricordo, ah sì, questa l'ho presa a un Comic Con giapponese, e questa qua presa sempre da Cat Kids per il matrimonio reale. Prima ho dimenticato di farvi vedere due tazze fondamentali, questa qui sempre presa da Primark, e quest'altra con Arale, è presa un Comic Con anche. E quindi oggi faccio colazione con questa, poi metterò a posto il resto. Volevo bere un tè e avevo pensato di prendermi questo di Twinings alla ciliegia e alla cannella, che è profumatissimo e mi piace, ma fa così caldo che non me la sento di riscaldare l'acqua e bere il tè, quindi berrò un po' d'acqua normale senza niente. Ho preso già una di queste, la multivitamina, che sto prendendo sempre con il collagene per sentirsi più giovani. Stanno finendo, scarseggiano. Poi qui c'è un po' di frutta, ci sono due kiwi che ho tagliato a pezzettini, adesso me li mangio, questi belli freschi di frigorifero, ci vogliono. E come probiotico c'è il mio Actimel, questo è quello alla fragola, che vi dico non mi piace per niente, ma non sono riuscita a trovare quello senza nessun gusto, e va bene. Ci sono poi i dolcini, che non possono mancare mai. Allora, questa è una novità, vedete, new, sono i Maltesers, però fatti a bottoncino. Questi anche stavano in frigo, sono belli freddi, però avevo voglia di prenderne uno, ma adesso mi è passata questa voglia, quindi mi sa che questi non ve li faccio vedere, però sappiate, esistono questi qui. Avevo comprato anche le caramelle gommose al watermelon, all'anguria. Queste sono halal, perché si vede che non ci sono, penso, i grassi, le gelatine animali, credo. Molto estivo questo gusto. Volevo fare dei cupcake e metterci su come decorazione questo, e volevo anche assaggiarlo. Però vi dico, tutto questo caldo che sto sentendo non mi va proprio niente da mangiare. E qui è di Mr. Kipling, questi che sono buonissimi, i Battenberg. E sono questi dolcetti, adesso vi faccio vedere come sono fatti. Eccolo qua, ne sono rimasti due, una confezione di 5, perché sono troppo buoni. E sì, sono perfetti con il tè. Dentro c'è tipo una sponge, un pan di Spagna, molto delicato. E poi fuori c'è il marzapane, e intorno c'è un leggero strato di confettura, penso sarà di albicocca. A me piacciono troppo, sono una golosità, e sono quelli piccoli, sono un dolce tradizionale, si fa grande in verità. E se vedete qua su è
trovate questi biscotti, diciamo questa linea Mr. Kipling, fanno tutti questi dolcini e biscottini per il tè, sono molto buoni, molto calorici, molto burrosi e niente, però insomma mi sa che adesso non lo mangio e quindi niente, colazione con uno di questi, sono tantissime calorie, ecco ve li inquadro, morire, però vabbè. Il kiwi, l'acqua, il probiotico. Ok, e tutte le mie tazze, vi saluto, ci vediamo dopo. Ciao. Eccoci all'ora di pranzo, che cosa sto mangiando? Adesso vi faccio vedere. Sto pranzo entusiasmante proprio, ma fa tantissimo caldo, quindi ho un'insalata mista. Come vedete c'è l'insalata riccia, c'è il peperone rosso, c'è il peperone giallo qui. Il peperone giallo, ve lo volevo far vedere, ma vabbè, vi fidate, eccolo il peperone giallo. Poi c'è qualche pomodorino in mezzo. E questo sandwich è un sandwich. Io ho già mangiato l'altra metà, poi mi sono ricordata che stavo filmando. Comunque, in mezzo ci sono le uova lesse, tadà, uova lesse, poi baby spinach e l'avocado, spiaccicato anche dell'avocado. E mi piace molto il connubio uova e avocado. Poi qui ho queste che sono tipo dei cracker di riso, eccoli qua così. Sono veramente buoni, mi piace sgranocchiarli, ne ho sgranocchiati già due. Ok, ci sono un sacco di rumori perché c'è la finestra aperta, scusate. E in questo bicchiere c'è il succo di watermelon, sarebbe il succo di anguria. Praticamente voi direte, ma stai bevendo una cosa dolce a pranzo? Questo non è dolce perché non è dolcificato, è solo il succo dell'anguria e sa di cetriolo francamente, quindi ci sta molto bene con l'insalata ed è fresco perché ce l'avevo in frigo e quindi niente, è freschissimo. Poi qui c'è l'acqua, sto bevendo questa acqua qua presa da Marks & Spencer, sono andata a fare rifornimento, ho preso anche la borsina di juta di Marks & Spencer e dentro ci sono questi bottiglioni da 2 litri di acqua, appunto il mio rifornimento. E questo è il mio pranzo, quindi vi saluto e ci vediamo più tardi. Ciao ciao! Ora di cena sto saltando in padella delle verdurine con il pollo, ma non riesco a farvi vedere niente perché è troppo buio, avrei dovuto accendere la luce. Vabbè, comunque, pollo, petto di pollo e verdurine varie condite con olio e salsa di soia. Ecco qua quello che ho cucinato, l'ispirazione è un po' orientale. Praticamente ho saltato in padella, come vi dicevo, il pollo, il petto di pollo e anche queste verdurine, ovvero un pochino di cavolo, i funghetti, poi ci sono i germogli di soia e delle cipolle. Ho fatto questo mix ed è veramente saporito, con il pollo in mezzo. Anche leggero e quindi niente, adesso io me lo pappo e la giornata a mangereccia finisce qua. Come al solito bevo la mia acqua, quindi niente di strano. Cena molto leggera, molto semplice. Spero che questa giornata a mangereccia vi sia comunque piaciuta. Io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana, sempre qui alle 8 del mattino con un nuovo Cosa mangio in un giorno. Continuate a seguirmi e se il video vi piace lasciate un like. Ciao! Ah, e se vi va commentate. Ciao ciao, alla prossima settimana!